7 punti di vantaggio con 5 gare ancora da giocare nel girone A d'eccellenza. La Nice è attesa al Marco Tomaselli dalla sfida contro il Fulgatore, terz'ultimo in classifica. Biancoscudati che dopo il pareggio contro la Don Carlo Misil Meri non hanno sbagliato le gare a seguire contro Athletic Palermo, Accademia Trapani e Castellammare, andando a segno ben 11 volte. L'attacco insomma funziona, la difesa scherma tutto e sono due elementi sicuramente importanti per il possibile ritorno in Serie D. Debbi di scongiuri ovviamente per i Biancoscudati, Scudati che schierano in campo Elezai, Rossi, Neri, Barrera, Magro, Caccetta, Privitera, Dall'Oro, Semenzin, Agudiac, Esposito, risponde il Fulgatore, Grimaudo, Parrinello, Dalmonego, Visco, Cirrone, Daguanno, Natella, Genna, Onua, Spano, Todaro. Tutto pronto per il film del primo tempo, subito gol, passano 3 minuti, c'è un calcio di rigore in favore della Nissa, se lo conquista il Pocio Esposito. Su questa uscita bassa da parte di Vito Grimaudo, sul punto di battuta si presenta Privitera, la sua rincorsa, la sua glacialità nello spiazzare il portiere e nel fare 1-0 per la Nissa. Al nono ancora protagonista l'ex Ionic Esposito, stavolta cerca la penetrazione dalla sinistra, troppo spazio per lui che converge, taglia in area di rigore dove c'è il compagno Dall'Oro che piazza il piattone, 2-0 della Nissa dopo appena 10 giri di lancette al Marco Tomaselli. Passano 20 minuti, d'improvviso il Fulgatore, rimessa laterale, il pallone finisce fuori dove c'è Daguanno che si coordina per un destro clamoroso, il gol del 2-1 della formazione biancazzurra, un meno 1 che dura però pochissimo per la Nissa che ritrova il gol nel giro di 15 minuti. Tenta di Semenzin su cross di Dall'Oro, respinge Grimaudo, ribadisce il rete Agudiac al 44esimo, ancora il Toro, ex Enna, Privitera cerca Esposito che appoggia il pallone per l'inserimento di Dall'Oro, controlla in area, scarica all'indietro e c'è lui, c'è Ivan Agudiac che fa doppietta in 9 minuti e porta sul 4-1 la Nissa. Questa l'ultima chance del primo tempo al Marco Tomaselli, sicuramente spettacolare, ma che ovviamente dice Nissa contro il Fulgatore, 3 le reti di distanza tra la formazione di Mister Terranova e gli ospiti. Inizia la ripresa al 50esimo, prova a uscire palla al piede la Nissa, c'è però questo intervento da parte di Dalmonego che impegna Elezai, minuto 55, esce Agudac dentro Chris Gueye, passano 120 secondi, il tentativo della difesa di liberare diventa un assist per Semenzin che irrompe da destra, mette in mezzo Gueye di prima, fa 5-1, sono bastati 2 minuti all'ex Cani Cattivi per timbrare il cartellino e per aumentare le distanze contro il Fulgatore. Minuto 60, ancora cambi per Mister Terranova, escono Dall'Oro ed Esposito al loro posto, Blas e Tripoli, ma il copione non cambia perché è sempre solo la Nissa ad attaccare. Siamo al 61esimo e Gueye a partire in contropiede, lo strappo offensivo del numero 19 a due compagni da servire, decide per Semenzin che da ottima posizione calcia alto. Minuto 71, lo stesso Semenzin lascia spazio a Galfano, al 76esimo entra Scribani per Privitera, adesso girandola di cambi in casa Nissa e tantissimi applausi per i beniamini del Marco Tomaselli. Minuto 80, uno dei neoentrati Blas cerca di convergere in area, il passaggio in mezzo ancora respinto, proprio Blas che finta la conclusione col destro, va di mancino, palo gol, 6-1 e prima rete in bianco scudato per Blas, entrato sul terreno di gioco da pochi minuti. All'82esimo ancora Elezai che vola per sventare il tentativo da fuori di Russo, all'ultima chance il tentativo d'esterno di Blas per Gueye che fa correre ancora Galfano, appoggio e conclusione con il mancino a giro che vale il definitivo 7-1. Finisce infatti in trionfo al Marco Tomaselli, finisce con l'ennesima vittoria della Nissa che vede sempre più chiaro l'obiettivo della Serie D. E festa ovviamente al Marco Tomaselli, finisce in goleada 7-1 al Fulgatore. Amici di Wii Sport è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima.